Tante sfuma l'azione del Follonica, ma sicuramente il Forte dei Marmi aveva regalato una sfera che poteva diventare sanguinosissima. Gilla adesso in possesso di pallina fra due avversari, trova la pallina in profondità per Ambrosio. Ambrosio ancora la manovra, gira dall'altra parte, Gilla la percussione, punta l'avversario, poi non ha la possibilità dello scarico, lo fa in questo momento. Ambrosio, il gol! Fede Ambrosio la sbrocca dopo un primo e 42 su assist pressoché perfetto. Percussione, punta l'avversario, poi non ha la possibilità dello scarico, lo fa in questo momento. Ambrosio, il gol! Ambrosio la difende fra due avversari, subentra Panini, la serve a Marco Pagnini, la percussione è Gil per Torner, per Ambrosio che ci prova ancora e questa volta Val che gira sfera per il Luzzi, da questi a Gil. Il missile, accelerazione di Gil, finta al tiro, entra in area di rigore, va addosso e poi la mette dentro! Mamma mia! L'accelerazione di Gil, finta al tiro, entra in area di rigore, va addosso e poi. C'è il fallo dell'attaccante o è fallo matematico del. Intanto ci avanza, esce dalla zona buia, fa partire un missile, il tentativo di deviazione e poi il gol! E se è vero che il rimbalzo è stato sul corpo di Monti. Avanza, esce dalla zona buia, fa partire un missile, il tentativo di deviazione e poi il gol! Ora Guali in possesso di pallina per Torner. Torner non ha l'uomo per lo scarico. Manovrano il tentativo per la ribattuta, poi Cancella ci prova e ancora. Ambrosio che da quelle parti di solito non sbaglia, stavolta non ci arriva. L'assist, adesso il gol del Follonica, ripartenza perfetta di Marco Pagnini in fascia, un po' sbilanciato il Forte dei Marmi. Il tocco non sbaglia, stavolta non ci arriva. L'assist, adesso il gol. Due da gestire nei confronti del Follonica. Perde palla adesso il Forte. Banini in area, Davide Banini. Su il Luzzi per Gual, ancora per il Luzzi, per Ambrosio. Il punteggio nella seconda parte, qualcosa in più il Follonica l'ha fatto vedere, adesso ancora una fase difensiva, ma insiste il Follonica che ha una manciata di secondi per andare alla conclusione. Fase difensiva, ma insiste il Follonica che ha una manciata di secondi per andare alla conclusione. Trova il gol con Cancela dopo un primo e 53. La conclusione di Cancela è stata chirurgica e quindi si conferma uscire dalla metà campo velocemente, ci riesce ancora Marco Pagnini, Monticelli nel mezzo e perfetta l'azione che parte da Marco, arriva per Monticelli, la conclude Davide Banini al volo. Uscire dalla metà campo velocemente, ci riesce ancora Marco Pagnini, Monticelli nel mezzo e. Sì, ma è controllato da Pagnini, attenzione dall'altra parte, la percussione, intercetta Monticelli e è andato vicinissimo alla rete, fuori misura, la recupera dunque Cinquini che vola in avanti, Cinquini per Gil, signori, quando arriva là quel signore, il 43 anni, fuori misura, la recupera dunque Cinquini che vola in avanti, Cinquini per Gil, Cancella per Davide Banini, attenzione allo schema, poi finisce a terra colpito, dice il signor Davoli. C'è stato un blocco per l'azione. Dunque 14:46 alla fine, la risoluzione, gol! L'assist perfetto di Domenico e Marco. Dunque 14:46 alla fine, la risoluzione, intercettato. Dunque Torner se ne va. Torner per Rossi che intanto è Cinquini in possesso di sfera, la cambia per Gilda, questo è Ambrosio. Follonica che ci prova ancora in attacco. Intanto Follonica che ci prova subito, la sfera all'indietro per Davide Banini, il tiro. Sul piede di Ambrosio, adesso Follonica non difende più, c'è Ambrosio in aria, Ambrosio contro Barozzi ancora.